A tutti voi buonasera, bentrovati in una nuova puntata di Talk 24. Mancano poche ore alla Pasqua, un periodo dell'anno in cui sulla riviera romagnola ormai era il primo banco di prova della stagione che poi sarebbe arrivata tra poco. Questo non è stato per i motivi che sappiamo, la pandemia da Covid, quindi di questo e di molto altro parleremo questa sera. Do subito il benvenuto a Patrizia Rinaldis, che è la presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini. Buonasera presidente, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Allora, dicevamo, una pandemia che ancora ci colpisce nettamente in questo periodo, seppur con qualche segnale di miglioramento. Nel primo contributo vediamo innanzitutto come sta andando in Romagna. Da un lato i dati dell'epidemia da coronavirus dell'ultima settimana in Romagna mostrano il superamento del picco dei contagi. Dall'altro, come già accaduto con le precedenti ondate, l'ultimo numero a diminuire è quello dei decessi, che sono in continua ascesa, tornati sopra quota 100 negli ultimi 7 giorni. In base al report dell'ASL Romagna, nella settimana dal 22 al 28 marzo, le nuove infezioni sono scese a circa 4.100 e ha continuato a flettersi anche il tasso di tamponi positivi, ora al 10,5%, un trend che riguarda tutte e tre le province. Cala anche l'incidenza dei nuovi casi su 100.000 abitanti, che rimane però molto alta a Forlì e nel distretto Rubicone, anche se tutta la Romagna resta ben oltre il valore soglia dei 500 casi che fa scattare la zona rossa. Nel livello rosso rimangono anche gli ospedali romagnoli. Qui, seppure si sia registrata una riduzione dei posti letto Covid occupati, questi rimangono ancora ben sopra i 700. Il dato più triste resta quello delle morti, 104 nell'ultima settimana. Si assiste dunque a una costante crescita dei decessi da fine febbraio. Nel complesso i dati confermano una lenta flessione della circolazione del virus, commenta Mattia Altini, direttore sanitario dell'ASL Romagna, a cui corrisponderà nei prossimi 15 giorni, spiega, una riduzione dell'occupazione dei posti letto. Questo quindi il punto del nostro Mirko Paganelli. Patrizia Rinaldis, di solito nel periodo di Pasqua quanti alberghi erano aperti e quanti invece sono operativi adesso? Ma al momento di solito erano circa 500-600 alberghi, poi dipende quando la Pasqua sera alta o bassa. Oggi siamo intorno a una quindicina, massimo 20 alberghi aperti, e quindi i numeri parlano da soli. Una situazione quindi che è davvero molto difficile, ne parleremo anche in virtù di quello che potrà essere l'estate, ma facendo un'analisi breve del vostro settore, quello che vi manca maggiormente ora sostanzialmente è una possibile programmazione, giusto? Sì, quello che io dico è che l'economia è a terra ed è quindi tutta l'economia del territorio. Ho anche detto che comunque gli imprenditori sono pronti anche per tirarsi sulle maniche e ricominciare questa stagione, che al momento non abbiamo ancora dei numeri, non abbiamo niente, abbiamo molte richieste, ma non sappiamo neanche cosa rispondere. Io credo che quello che io chiedo è sapere quando potremo eventualmente riaprire, fermo restando chiaramente la situazione, ma soprattutto come potremo riaprire. Probabilmente varranno le regole dell'anno scorso, abbiamo fatto comunque un protocollo sicurezza molto molto importante. Messaggi di questo tipo, dateci un po' quella carica che ci aiuti ad affrontare una stagione che al momento non sappiamo assolutamente come sarà. Prima di capire quello che sarà nelle prossime settimane per la prossima estate, alla fine il 2020 com'è stato? Che stagione estiva è stata, quantomeno per il comparto romagnolo, che forse a livello nazionale è stato un po' più fortunato, almeno si è potuto contare sui turisti del nostro paese, giusto? Sì, nel senso che paradossalmente lo stagionale è quello che in qualche modo ha diminuito i giorni di apertura, ha ottimizzato col personale. I due mesi di stagione sono riusciti a coprire i costi. È chiaro che quello che ha sofferto maggiormente è l'albergo annuale, che consideriamo che è chiuso da ottobre. E questo vale anche per molti alberghi che di fatto
sono stagionali, ma di fatto hanno delle aperture durante tutto l'anno. Questi sono stati maggiormente penalizzati. Il nostro settore, a noi dispiace per quello che è successo in montagna, ma il paradosso è che la montagna fino a ottobre era quella che aveva la percentuale più alta di riempimento. Poi hanno perso questa stagione importantissima, che è quella di Natale, e adesso ricominceranno né più né meno come dovremo ricominciare noi. E oggi ripartiamo ad armi pari. Speriamo che il turismo italiano dia una risposta. È molto diverso la stagione dall'anno scorso. L'anno scorso pensavamo che a settembre ci sarebbero stati i vaccini. L'anno scorso abbiamo fatto un lockdown molto molto stretto. L'anno scorso comunque la crisi economica ancora non si avvertiva. Quest'anno abbiamo comunque queste situazioni che fanno pensare a una maggior difficoltà, perché è vero, le richieste ci sono. Ma tutti aspettano, in questo momento giustamente tutti aspettano, vediamo come va, vediamo se il lavoro del figlio, della nuora, della figlia, vediamo quello che sarà la pandemia, c'è molta molta più paura. Col contributo numero 8 adesso, Patrizia Rinaldis, vediamo insieme le regole per Pasqua, perché c'è comunque tuttora un po' di confusione su quello che si può fare, quello che non si può fare. Vediamo allora. Sabato 3 aprile, domenica 4 e lunedì 5 tutta l'Italia sarà considerata zona rossa, a prescindere dalla fascia di rischio in cui si trovano le diverse regioni. Questa è la decisione del governo per cautelarsi dal rischio di un aumento dei contagi nelle festività pasquali. Sarà però una zona rossa leggermente diversa da quella in vigore negli altri giorni, soprattutto per una deroga speciale agli spostamenti. Da sabato a lunedì sarà infatti consentito spostarsi una volta al giorno all'interno della propria regione, quindi anche fuori comune, per far visita ad amici o parenti, cosa normalmente vietata. Gli spostamenti saranno consentiti solamente tra le 5 e le 22 e potranno spostarsi al massimo due persone, che però potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Come già per le normali zone rosse, sarà consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case. Sarà inoltre consentita l'attività motoria all'aperto, ma solo se svolta individualmente in prossimità della propria abitazione. Saranno ammesse anche le passeggiate in quanto attività motoria, ma sempre vicino a casa. Nonostante le regole non permettano di uscire dalla propria regione per motivi turistici, sono invece concessi viaggi all'estero. Al ritorno in Italia però ci si dovrà sottoporre a un tampone ed effettuare una quarantena di 5 giorni. Ecco, Patrizia Rinaldi, su una torre di Babele di regole, di cavilli, di deroghe, poi si può andare alle Canarie. Che dire? E questa è la cosa che credo che ci abbia offeso maggiormente, proprio come imprenditori e come economia dovremmo sentirci tutti toccati da questo. Non si capisce per quale motivo il Viminale abbia concesso ai tour operator abbia dato questa opportunità. Non è una guerra né con i turisti che se ne vanno all'estero, non con i tour operator, ma credo che le stesse regole avrebbero dovuto valere anche sul nostro territorio. Questo sarebbe stato un'opportunità unica anche per le nostre aziende che vivono di movimento, non ce lo dimentichiamo. Cioè un'Italia piange e una parte degli italiani hanno la possibilità di raggiungere l'estero. Poi il solito discorso, hanno cercato di sanare il problema del rientro con il doppio tampone, avremmo potuto farlo anche noi, hanno comunicato poi successivamente che avrebbero dovuto fare una quarantena fiduciaria. Io credo che in questa Babele, perché è veramente una Babele di informazioni e disinformazione, quello che ci rimette è la nostra economia. Parole ce ne sono poche, però capite benissimo che dentro questo l'economia si interroga, dice, ma abbiamo figli e figliastri? Cioè abbiamo un'Unione Europea che fa delle regole che non valgono per tutti? E quindi alcuni hanno l'opportunità di, la Spagna non è nella comunità europea come altre, tantissime altre località, quella sicurezza, noi ci preoccupiamo della sicurezza, magari non ci ricordiamo che il virus muta, ci sono varie altre tipologie di questo virus, quindi non sappiamo poi il rientro quello che potrebbe essere, ma se la sicurezza è il tampone, lo stesso tampone avrebbe potuto valere anche sul territorio italiano.
Allora, vediamo adesso insieme il contributo 6 e poi Patrizia Rinaldis andiamo a salutare l'assessore Corsini che intanto è arrivato nei nostri studi. Vediamo subito il contributo perché qualche segnale per l'estate comincia ad esserci. Vediamo insieme. C'è già chi a gennaio ha prenotato il suo appartamento sulla Riviera Romagnola. Voglia di evasione, di programmare le ferie, nonostante non si conoscono ancora quali saranno le misure anticontagio nei prossimi mesi. Ecco cosa ci racconta un proprietario di diversi appartamenti per affitti brevi con residence a Rimini e Riccione. Quali tipi di esigenze hanno in particolare? Chi chiede l'appartamento è perché ha molti figli, perché appunto sono più che altro famiglie di 5, 6, 7 persone, vengono i nonni. Cioè, vogliono uno spazio abbastanza grande. Chi ha le agenzie di appartamenti, tipo come ce ne sono parecchie a Riccione, dove hanno degli appartamenti grandi da affittare, quelli sono già tutti sold out. Poi noi veniamo dopo perché abbiamo appartamentini piccoli e per ultimo purtroppo vengono gli alberghi perché hanno soltanto, cioè, o i B&B che hanno soltanto camere. In vista della prossima stagione estiva c'è richiesta? Sì, si sta muovendo qualcosa soprattutto per il mese di agosto, un po' per luglio, quindi va bene, dai, ci accontentiamo. Diciamo rispetto all'anno scorso più o meno movimento? Un po' di meno perché quest'anno la gente può anche andare all'estero, quindi si pensa due volte prima di prenotare in Italia. Ci sono anche più famiglie che si mettono insieme per condividere un appartamento? Ma vorrebbero appartamenti anche di 6-7 persone. Proprio perché così riescono a condividere meglio la spesa anche. Ed eccoci che ci ha raggiunti nei nostri studi Andrea Corsini, assessore regionale al turismo. Assessore, benvenuto, grazie. Grazie a voi. Allora, iniziamo a parlare anche con lei, le faccio questa domanda. Che estate sarà, cosa ci si può aspettare per i prossimi mesi, le prossime settimane? Ma dunque, la domanda naturalmente non... cioè, facile la domanda, ma difficile la risposta, nel senso che... Ora siamo in una situazione ancora molto complicata dal punto di vista della curva epidemiologica, anche se ci sono dei miglioramenti non ancora troppo accentuati. Speriamo naturalmente che le cose possano migliorare nelle prossime settimane, soprattutto con l'arrivo, che è già arrivato in realtà, del caldo quasi estivo e della intensificazione della campagna vaccinale. Io credo che se... questi due fattori, diciamo, si sviluppano in maniera, diciamo, auspicabile nelle prossime settimane, noi potremmo pensare di fare in Riviera, ma non solo in Riviera, anche in Appennino, un'estate, speriamo, migliore di quella dello scorso anno, che è stata un'estate molto breve, anomala, tipica, molto difficile, complicata, però c'è stata, diciamo, una stagione e noi contiamo, diciamo così, di poter ripetere perlomeno la stagione dell'anno scorso. Io spero di poter fare qualcosa di più, qualcosa di meglio. Patrizia Rinaldis, lo accennavamo nel nostro servizio, quest'estate, se le regole saranno quelle che ci sono ora, tanti italiani potrebbero tornare all'estero. Quindi c'è già una previsione da parte vostra? Cioè, quindi anche da noi potrebbero tornare un po' di stranieri? I tedeschi a maggio con la Pentecoste potrebbero essere già in un primo inizio? Ma in realtà la richiesta, soprattutto sulla Pentecoste, è quella che è già partita. Parliamo di richieste. Quindi la Pentecoste, che è credo dal 23 di maggio, molti alberghi, se ci sarà l'opportunità, probabilmente apriranno. È la prima richiesta che noi abbiamo, quella del mercato tedesco, austriaco. Vediamo, ancora non sappiamo cosa dire, prendiamo le richieste senza nessun tipo di caparra e aspettiamo l'evolversi della situazione. A farsi vaccinare e auspica che magari tanti operatori possano farlo in fretta. Si è parlato, poi lo chiedo all'assessore, di una Riviera Covid free per capire se è fattibile davvero. Allora, una Riviera Covid free dipende da quello che sarà il numero dei vaccini. Al momento no. Al momento sappiamo che prima di settembre-ottobre probabilmente non ci sarà una sufficiente copertura, però è anche vero che abbiamo dimostrato che sia il caldo che sta arrivando, l'anno scorso problemi non ne abbiamo avuto, io auspico che con le misure che ormai tutti gli imprenditori hanno già attivato, la stagione calda, non ci siano preoccupazioni. La paura è più dentro le persone quest'anno, per quello
è una stagione un pochino più difficile, sia nella programmazione che al di là delle richieste, oggi come oggi le prenotazioni sono veramente poche. Assessore, una Riviera Covid free, ha ragione Patrizia Rinaldis, e innanzitutto come risponde a queste puntualizzazioni? Ma dunque, io sono contrario a parlare di Riviera Adriatica Covid free, Riviera Tirrenica Covid free, Dolomiti Covid free. È l'Italia che deve diventare Covid free, è l'Europa che deve diventare Covid free. Non saremo Covid free durante l'estate, e probabilmente lo saremo nei mesi successivi, dipende molto naturalmente dai quantitativi di vaccini che speriamo il nostro paese e l'Europa saranno in grado di garantire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. I numeri che ci fanno sono numeri, diciamo, confortanti, perché quando si parla di 50 milioni, sto parlando ovviamente del paese, dell'Italia, di 50 milioni di vaccini entro giugno e di 80 milioni di vaccini entro ottobre, vuol dire che noi saremo in grado di vaccinare entro giugno / luglio tutti gli emiliano-romagnoli. Questo non vuol dire che saremo Covid free, vuol dire che ci sarà un livello di sicurezza molto alto, e credo che questa potrà essere un'estate in cui non saremo Covid free, ma fra passaporto vaccinale o digital pass, come vogliamo chiamarlo, sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea e con l'arrivo del caldo, ci possono essere davvero le condizioni per fare un'estate, diciamo, abbastanza normale, anche se non sarà un'estate normale, perché comunque ancora alcune regole di comportamento per mantenere ovviamente la sicurezza delle persone ci sarà. Allora, sui protocolli ci arriviamo tra un attimo. Intanto volevo andare a Bologna con il contributo numero 2, perché la vaccinazione in Emilia-Romagna sta andando avanti. Se ci fossero più dosi, il presidente Bonaccini lo ha detto spesso, potremmo arrivare anche a fare 40.000 somministrazioni al giorno, ma intanto è partita una sperimentazione per inoculare, così si dice, il siero in auto. Molto contenti, poi ci sono venuti anche a prendere, guardi, più contenti di così. Ad Elfredo, entrambi 93 anni e insieme da una vita, sono stati tra i primi a essere vaccinati nel drive-thru allestito in fiera, senza scendere dal mezzo dei servizi sociali che li ha portati da casa qui, come sempre insieme. Registrazione, anamnesi, vaccino anti-Covid, osservazione di 15 minuti e poi di nuovo a casa. È partita così la sperimentazione dell'AUSL di Bologna per accelerare le somministrazioni agli anziani e a chi ha difficoltà a raggiungere autonomamente i centri vaccinali, con l'obiettivo a regime di estendere la procedura anche ad altre categorie. Tutte persone che vengono prese in carico dalla centrale vaccinali, che poi organizza il trasporto nel caso in cui non ci siano familiari che possano accompagnarli. Il drive sarà raggiungibile anche con il taxi NCC, con un prezzo calmierato di 30 euro grazie a un accordo raggiunto con AUSL. Oggi cominciamo appunto con i primi anziani che si sono prenotati nell'agenda presa in carico per pazienti non autosufficienti, e sono stati intervistati dalla centrale. È stata rilevata la possibilità di portarli nella sede hub agganciando un trasporto mediante appunto i mezzi dei volontari. I numeri sono alti perché avevamo una prima lista di circa 1800 persone, poi è stata creata l'agenda, quindi una proposta proprio di prenotazione strutturata. Lì ne abbiamo altre 3.500, stiamo pulendo e ormai noi pensiamo nel giro di un paio di settimane di aver processato tutti e aver indirizzato nel percorso più adeguato. Le persone che hanno necessità fanno questa richiesta di supporto alla vaccinazione con trasporto di vaccinazione domiciliare, viene dato loro un ticket, quindi un numero di prenotazione, non viene generato in quel momento un appuntamento, ma viene generata una presa in carico, vengono inserite all'interno di un applicativo dal quale poi la centrale va a pescare tutti questi nominativi e fa una prima parte di triage telefonico molto importante, in cui appunto si cerca di stratificare l'utenza e di assegnargli il setting migliore rispetto alle esigenze dell'utente e alla possibilità di rispondere anche attraverso la famiglia. Assessore Corsini, dunque, torniamo al tema dei protocolli. L'anno scorso si è lavorato molto per renderli disponibili. Quest'anno che succede? Si rinnovano quelli dell'anno scorso o ci sarà da fare un altro lavoro? Ma guardi, lo scorso anno noi come Regione Emilia-Romagna, insieme alle associazioni di categorie delle imprese, siamo stati un po' pionieri di questa procedura, diciamo, che abbiamo attivato di compilazione dei protocolli, di stesura dei protocolli di diverse attività che poi sono diventati un patrimonio nazionale. Sono già aperti tavoli con il governo, io fra l'altro faccio parte di questo comitato ristretto
siamo 5 regioni, che ha appunto il compito di come dire, aggiornare o eventualmente confermare i protocolli dello scorso anno relativi ad alberghi, a ristoranti, a stabilimenti balneari e a tutte le attività legate alla filiera turistica e commerciale. Quindi siamo già al lavoro, direi che indicativamente al momento non ci sono delle grosse novità rispetto allo scorso anno, quindi presumibilmente potrebbero venire diciamo confermati i protocolli di sicurezza del 2020. Patrizia Rinaldis, voi siete ormai già pronti, anche rodati evidentemente su questi protocolli? Assolutamente, non solo siamo rodati sui protocolli, ma abbiamo anche cercato di creare una vacanza su misura proprio per le singole esigenze, quindi abbiamo implementato il delivery, abbiamo dato l'opportunità di mangiare nei ristoranti di tutto il territorio, abbiamo dato l'opportunità di mangiare veramente anche sui terrazzi o sulla spiaggia, quindi io credo che questo ci abbia portato a seguire un pochino quelle che sono anche le esigenze del nuovo ospite o dell'ospite, di come sono cambiate. L'esperienza l'abbiamo fatta l'anno scorso, io credo che quest'anno potremo soltanto migliorare. Allora vedremo quello che sarà. Facciamo una parentesi di infrastrutture, perché l'assessore Corsini si occupa anche di questo. Vado però, resto da Patrizia Rinaldis. Volevo chiedere, lei volerebbe più volentieri da Rimini o da Forlì? Visto che c'è Rimini, io volo da Rimini, volerei. Anzi, la domanda è questa, ovviamente adesso l'assessore Corsini poi ci dirà la sua. C'è un po' di polemica da Rimini per l'apertura di questo nuovo scalo forlivese, ma sono sostenibili? Io mi sono espressa in questo modo, nel senso che sono due aeroporti con due gestioni private. Se il management fa dei piani che non vanno in concorrenza uno con l'altro, ben venga, probabilmente dovremmo aumentare le opportunità. Ma in realtà, da quello che mi sembra, Forlì non avrebbe dovuto avere una vocazione turistica. Ad oggi quello che sembra è che ci si stia andando sulle stesse identiche rotte che già proponeva Rimini. Io questa guerra, dico, l'ho già vissuta, e farsi guerra uno con l'altro ha portato solo dei morti sui nostri territori. Noi l'abbiamo vissuto in primis, ma anche il territorio di Forlì. Adesso sta nella capacità loro veramente di creare quelle sinergie. È chiaro che fa ridere due aeroporti a 50 km uno dall'altro. Difficilmente riesco a dare un giudizio positivo, però ripeto, sono privati, hanno tutto l'interesse che gli aeroporti non vadano come prima, non vadano in perdita perché perderebbero la concessione. E poi Patrizia Rinaldi si è bloccata. Allora, ok, eccola. Licenza. Prego. Termina pure Patrizia, così. No, auspico che ci sia l'intelligenza di diversificare non soltanto le vocazioni, ma di diversificare anche le rotte, considerando che non possono andare in perdita, altrimenti perdono le concessioni. Ok, assessore Corsini, allora, un po' di critica c'è, che ci dice? Ma allora, intanto partiamo da un presupposto che stiamo parlando di un asset pubblico di proprietà dello Stato che ha naturalmente tutto l'interesse a valorizzarlo attraverso delle procedure ad evidenza pubblica che individuano delle società private che attraverso un piano industriale, un business plan, oltre che un piano di investimenti dimostrano di avere i requisiti appunto per valorizzare un asset aeroportuale. Siamo in presenza di due società composte da operatori privati molto seri, credibili, e quindi questo per me è già una garanzia, ecco, nel senso che siccome nessuno dei due vorrà naturalmente perdere la concessione, io immagino che entrambi abbiano la volontà di sviluppare dei piani di carattere commerciale appunto diversificati rispetto alle rotte, rispetto alle vocazioni e rispetto soprattutto alle compagnie aeree. A me quello che interessa prevalentemente in questo momento sono le compagnie aeree, cioè che non succeda come qualche anno fa quando diciamo le compagnie aeree si spostavano da un aeroporto all'altro a seconda di chi offriva di più. Io naturalmente ho parlato con loro perché la funzione della regione può essere solo quella di, come posso dire, di, non di, neanche di regolatore, ma di
attenzionare comunque lo sviluppo dei due aeroporti, cercando di evitare, come dire, non tanto che si facciano la guerra e la competizione, perché questo non la guerra, ma un po' di competizione è assolutamente inevitabile. Succede anche in altre realtà regionali e un po' di competizione può magari aiutare anche a far crescere entrambi gli scali. Però appunto che non ci sia una competizione malata, ecco, questo sì, quindi questo la Regione lo può fare. Naturalmente io non lo dico sui giornali, ma parlo continuamente con entrambi i gestori. Al momento devo dire che, come dire, l'accordo, che non è un accordo ma è una volontà espressa da entrambi di non andare, diciamo, sulle stesse compagnie e, diciamo, su alcune aree mercato specifiche, per il momento è rispettata. Quindi io in questo momento non sono particolarmente preoccupato. Le polemiche ci sono, ci saranno, sarebbe meglio che non ci fossero, naturalmente, perché questo non aiuta né Forlì né Rimini. Però vediamo, ecco, c'è il mercato naturalmente che farà da regolatore. Io continuo a essere fiducioso che ci possa essere lo spazio per entrambi. Noi siamo lì appunto che vigileremo su questo. Non entriamo ovviamente nella gestione degli aeroporti. Abbiamo già garantito un finanziamento di 12 milioni di euro per l'aeroporto di Rimini per sostenere il progetto industriale. Naturalmente manterremo questo impegno e ci auguriamo che, diciamo, da una sana competizione, da una sovrapposizione, possa derivare un vantaggio competitivo per tutto il nostro sistema turistico. Potrebbe esserci altrettanto anche per Forlì, visto che questa è stata un'altra critica? Ma guardi, per avviare una negoziazione con l'Europa occorre avere la concessione definitiva, e la concessione definitiva c'è nel momento in cui ENAC approva il business plan degli aeroporti. Forlì non è ancora in questa condizione. Quando sarà in questa condizione, naturalmente anche Forlì avrà il sostegno della Regione. Una breve parentesi. Se l'Unione Europea darà l'ok ovviamente ai contributi. Facciamo l'area vasta della sanità, facciamo l'area vasta, mi consente il termine, delle fiere, e potrebbe essere auspicabile a questo punto quantomeno fare una sinergia di intenti Bologna, Forlì e Rimini, o no? Lei che ne pensa? Sì, adesso parlare di società unica è assolutamente impensabile, perché siamo di fronte a tre realtà completamente diverse. Poi mai dire mai, naturalmente, quindi potrebbe anche svilupparsi un percorso di questo tipo, chi lo sa. Sì, la sinergia è auspicabile, ecco, ma la Regione, come ripeto, non può entrare nella gestione commerciale, può fare da neanche da arbitro, che sarebbe un termine sbagliato, però può svolgere una funzione di controllo. Questo sì, anche perché abbiamo detto ai quattro aeroporti che noi siamo disponibili a finanziare degli investimenti per potenziare la competitività degli scali, purché naturalmente ci sia una competizione sana e non una sovrapposizione dannosa per tutto il sistema. Patrizia Rinaldi, su un'ultima domanda prima di salutarci. Anche Rimini è in un momento storico particolare, perché termina un ciclo di 10 anni. Ora, cosa ci si aspetta per i prossimi 10 dal vostro punto di vista? La città è cambiata molto in questi anni. La città è cambiata tantissimo e di conseguenza sta cambiando anche quello che noi auspichiamo, che ci sia anche un cambiamento delle nostre aziende, una riqualificazione, cosa che sta già avvenendo. Anzi, c'è l'assessore ed è utile ed è importante che venga accompagnata questa riqualificazione. Io spero che si continui su questa strada, perché Rimini ha dimostrato che gli investimenti che ha ricevuto li ha moltiplicati per effetto, li ha moltiplicati nel prodotto, ma soprattutto oggi si parla di Rimini. Oggi Rimini ha un valore, cioè è riuscita a mettere in campo quelle eccellenze, a renderle veramente visibili. Oggi tocca anche a noi privati, e quindi adesso è importante anche lì l'intervento della Regione. Io credo sia importantissimo, soprattutto perché abbiamo un tessuto molto vecchio, abbiamo situazioni che, se vogliamo accedere anche a finanziamenti, a bonus, ad altro, dobbiamo in qualche modo dimostrare che sia tutto in regola, cosa che invece abbiamo ancora sospeso i condoni dell'85. Io credo che questo sia un problema che la Regione si deve porre, così come altri interventi sul livello urbanistico, proprio per aiutarci ad affrontare questo cambiamento proprio delle strutture, della riqualificazione del nostro patrimonio imprenditoriale. Noi andiamo avanti su questa strada, perché ci ha premiato. Grazie Patrizia Rinaldi, devo fermarmi un po' di pubblicità, grazie per essere stata con noi e in bocca al lupo per le prossime settimane soprattutto. Grazie.
Allora, Assessore, tra poco entreremo nel merito di altri temi. Intanto restate con noi pochi minuti e poi torniamo in studio. Ed eccoci di nuovo in studio con Talk 24, c'è ancora con noi Andrea Corsini, assessore regionale al turismo, grazie assessore. Grazie a voi. E collegato con noi da Cervia c'è Claudio Fantini, che è un noto imprenditore del turismo. Buonasera Fantini, grazie per essere con noi. Buonasera a voi, buonasera. Allora Fantini, vengo subito da lei perché nel primo blocco abbiamo parlato anche del fronte riminese, dell'estate che sarà. Lei come prevede l'estate 2021? Come la prevedo? Sarà una grande estate, perché dopo mesi e mesi di clausura gli italiani specialmente, non solo, non vedono l'ora di venire al mare. Noi sia col nostro hotel che col nostro club Fantini Club, devo dire proprio in questi giorni, tra l'altro bellissimi di Pasqua, stiamo ricevendo tantissime mail e telefonate, perciò sono ottimista. Cosa prevede su quali saranno i turisti che verranno da noi? Perché l'anno scorso abbiamo avuto tantissimi italiani che magari nel corso degli anni si erano un po' dimenticati delle mete nostrane. Quest'anno chi sarà? Ci saranno anche più stranieri? Magari visto che anche c'è polemica anche su questo, si può andare all'estero, si spera che quest'estate anche gli altri potranno venire da noi. Cosa ne pensa? Ma io penso che l'anno scorso, con la grande sfortuna del Covid, abbiamo ritrovato tantissimi italiani. Devo dire, specialmente per il mio prodotto, che è un prodotto legato allo sport, allo stile di vita, al benessere, alla qualità, tantissime famiglie, ma anche ragazzi, hanno riscoperto Cervia, la Romagna, il Fantini Club, e devo dire che, a detta da loro, l'anno scorso avrebbero detto che sarebbero ritornati anche se potevano andare all'estero. Perciò devo dire che sicuramente quegli italiani lì ritorneranno ed è una grande opportunità per far vedere il nostro vero prodotto all'Italia. Ecco, dall'estero dipende un po' dalle restrizioni, ma devo dire che già dalla Germania, ecco, noi da anni apriamo a marzo e chiudiamo alla fine d'ottobre e abbiamo intercettato un tipo di clientela legata allo sport, perciò avevamo ragazzi russi, inglesi, tedeschi, austriaci, ungheresi che sceglievano la nostra destinazione, il nostro club, proprio per l'offerta sportiva. In questo momento, in quest'ultimo anno, purtroppo questa si è un po' fermata, però io credo che il 2021 sarà un anno che tedeschi, ribadisco, insomma, quelli che possono arrivare anche con gomma arriveranno, e prevedo dal 2022 in poi un grande periodo per il turismo italiano, in particolare della Romagna. Allora, Assessore, il fronte cervese è molto più ottimista di quello riminese, ma io volevo chiederle anche quali sono le azioni che state portando avanti sul mercato tedesco, che per noi è importantissimo. Sì, prima del mercato tedesco voglio fare una piccola sottolineatura, perché credo che l'approccio con il quale un imprenditore importante come Claudio Fantini sta affrontando questo periodo drammatico sia quello giusto. Che non vuol dire non nascondere i problemi ci sono, sappiamo perfettamente che molte aziende, alberghi ma non solo, stanno vivendo una situazione molto molto complicata sul fronte della liquidità, il governo deve fare di più rispetto a questo, cioè dare ristori più consistenti, anche se il vero ristoro sarà la riapertura naturalmente, però noi in questo momento, in una situazione ancora molto complicata, dobbiamo lanciare dei messaggi di fiducia nei confronti dei consumatori, degli utenti, dei turisti. Ecco perché partiamo ad esempio con la campagna sui mercati tedeschi, su 8 televisioni nazionali tedesche, è un po' diciamo la Mediaset della Germania, no? Quindi è un network di televisioni appunto di carattere nazionale, con questo spot che svilupperemo su 2 periodi diversi, dal 19 aprile fino alla fine di maggio e poi da giugno fino a metà luglio, proprio per trasformare quell'interesse che diceva prima la Presidente degli Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis, in prenotazioni. La Germania è un mercato strategico, la Germania ha fatto la fortuna della Riviera Adriatica, dell'Emilia Romagna, poi negli anni naturalmente altre destinazioni ci hanno sottratto quote di mercato, però rimane ancora il principale mercato di riferimento della Riviera e quindi è importante questa azione, questo investimento che facciamo su quel mercato, perché non dobbiamo limitarci
a un'estate solo italiana, sarà un'estate prevalentemente italiana, ma dobbiamo guardare anche ai mercati di corto raggio che, come diceva Fantini, raggiungono la Riviera in automobile. Accennavamo alla questione del Green Pass, il passaporto vaccinale, anche di questo se ne parla da diverse settimane. L'Europa riuscirà a fare bene questa volta su questo, secondo lei? Deve fare bene. Ha fatto male sui vaccini, ha fatto bene sul recovery plan. Sui vaccini ci deve essere un cambio di passo perché è inaccettabile quello che sta succedendo. E sul passaporto vaccinale noi siamo favorevoli. Se davvero entro metà giugno, speriamo anche prima, ci sarà davvero questo certificato che consentirà alle persone in tutta Europa, non solo attraverso alcune relazioni fra due paesi, ma in tutta Europa, di muoversi attraverso appunto un certificato che dice sostanzialmente io sono o vaccinato o ho fatto un tampone negativo oppure sono immunizzato perché magari ho già preso il Covid, sarà un bel passo in avanti. Fantini, con l'assessore Corsini abbiamo citato il governo. Lei che è un imprenditore che non si piange addosso ma si rimbocca le maniche, però come giudica l'operato di questo nuovo governo? I ristori ci sono stati davvero? I sostegni dove sono? Ecco, prima vorrei dire che il mio ottimismo è un ottimismo, come dice l'assessore, dobbiamo parlare bene della nostra Riviera, dobbiamo passare un messaggio che c'è richiesta, perché se ci piangiamo addosso i turisti vogliono serenità, vogliono stare bene, perciò devono venire in una località che è ottimista. Anch'io con le mie aziende l'anno scorso ho sofferto e sto soffrendo tuttora, però devo avere quella visione, quel cercare di migliorare il mio servizio e il mio prodotto. Per quanto riguarda il discorso del governo, sì, devo dire che qualche ristoro, ammetto, mi è arrivato, però insomma abbiamo bisogno di risorse, perché specialmente la nostra Riviera è una Riviera che ha bisogno di investire sulle strutture, ha bisogno di investire sul prodotto. Per esempio, un altro percorso che noi abbiamo intrapreso già da tanti anni e oggi vediamo che è diventato un po', come posso dire, di consuetudine su tutti, spesso sulla sostenibilità e sul green. Oggi sappiamo che anche gli stessi clienti scelgono una località, una struttura, un club, un albergo, se segue più la sostenibilità e il green. Ecco, perciò devo dire che nei momenti di grassa, come si dice, è chiaro che vanno bene tutti. Nei momenti di magra, purtroppo, chi ha investito, non si è pianto addosso, ha lavorato con passione, è più avvantaggiato. Però è chiaro che questo deve servire anche nei confronti, come posso dire, di quegli imprenditori che logicamente hanno, come posso dire, cioè quegli imprenditori che sono rimasti un po' indietro, devono trovare appunto la forza di investire e di rinnovare il prodotto, perché noi dobbiamo intercettare sempre le esigenze del cliente e negli ultimi 40 anni le esigenze sono cambiate se non due o tre volte, ok? Perciò è vero che il governo ci deve aiutare, come l'assessore ci deve aiutare, la regione ci deve aiutare, ma prima di tutto dobbiamo essere noi stessi a rimboccarci le maniche e intercettare logicamente le passioni del cliente e vendergli, proporgli i servizi che lui vuole. Solo in questo modo credo che noi, Covid o non Covid, saremo sul mercato e riusciremo a proporre la Romagna in tutto il mondo. Ecco Corsini, qualcosa avete messo nel piatto come regione, almeno... Insomma, non voglio dire ci avete provato, ma insomma si parla di milioni di euro comunque. Beh, noi dall'inizio della pandemia abbiamo investito 60 milioni di euro nei ristori che hanno interessato diverse categorie, anche del turismo, gli alberghi della montagna, le agenzie viaggio, i bar, i ristoranti, le guide turistiche. Continueremo a farlo. Adesso nei prossimi giorni prenderemo un altro provvedimento, un'altra delibera di giunta, dove ad esempio daremo 3 milioni di euro complessivamente alle discoteche. Siamo in Romagna, la Romagna è una terra di divertimento, anche di divertimento, che ha fatto della notte, no? Un prodotto turistico. Le discoteche sono un elemento strutturale della nostra offerta turistica già da diversi anni, sono chiuse sostanzialmente da un anno, hanno bisogno di un aiuto, perché quando si potrà ripartire, si potrà tornare a ballare nelle discoteche, dovranno essere in piedi e non morte, e quindi noi aggiungiamo risorse ai ristori del governo con questo provvedimento da 3 milioni di euro che gli consentirà non di recuperare le perdite, perché questo non potrà mai succedere con dei ristori, però di aiutarli a superare questo difficile momento. Con il quinto contributo adesso vi faccio vedere un'altra questione. Andiamo al porto di Ravenna, il tema è quello delle crociere, vediamo cosa potrebbe succedere, vediamo.
Lo stop alle grandi navi nella laguna di Venezia, deciso per decreto legge, potrebbe avvantaggiare Ravenna sul fronte del mercato delle crociere, prospettiva che si rafforza sempre di più in vista dell'apertura del bando per il nuovo terminal crociere di Porto Corsini, che dovrebbe uscire a giorni per poi essere assegnato entro l'anno. Tra i candidati per realizzare l'opera c'è Royal Caribbean, la compagnia norvegese-statunitense che avrà il diritto di prelazione. Il grande colosso, infatti, a fine 2020 si era visto approvare da parte di autorità portuale la proposta di costruire a Ravenna un porto di inizio e fine viaggio, con la realizzazione di una stazione marittima a Porto Corsini. Chi si aggiudicherà il bando di gara avrà in cambio una concessione di lunga durata. Anche se per il momento gli sviluppi del porto per navi da crociera sono tutti sulla carta, il terminal del Lido Nord Ravennate potrebbe costituire una grande opportunità turistica. In particolare le collaborazioni con gli aeroporti di Bologna, Rimini e Forlì aprirebbero scenari nuovi, ridando slancio a un settore penalizzato negli ultimi anni dalla pandemia e dall'insabbiamento dei fondali. Nell'arco di tempo tra il 2011 e il 2015, in particolare, i croceristi sbarcati a Porto Corsini erano passati da 150.000 a 50.000, un calo che potrebbe essere risolto dal nuovo terminal. Assessore Corsini, quindi anche noi in questo servizio siamo stati ottimisti per quanto riguarda Ravenna, che dice? Sì, beh, Ravenna è una bellissima città, non perché sia la città dove vivo naturalmente, ma perché è così nei fatti. E questa opportunità del terminal crociera davvero può rappresentare un elemento di grande competitività di tutto il territorio ravennate, quindi non solo per diciamo, le attività commerciali che potranno beneficiare di una parte dei croceristi che si fermeranno a Ravenna, ma direi per tutto il territorio regionale, perché poi con ovviamente le escursioni ci saranno molti territori, penso ad esempio all'area della Ferrari di Maranello, ma anche alla Repubblica di San Marino stessa, ecco, che è uno stato autonomo ma incardinato dentro la nostra regione, potrà essere davvero una bella opportunità. Ecco, Ravenna deve fare però diciamo il terminal crociere, perché è quello che è stato utilizzato fino ad oggi, è una soluzione transitoria. Le grandi compagnie croceristiche sono interessate a Ravenna e sono interessate anche a investire. Poi sappiamo tutti, no, la situazione in cui si trova Venezia, quindi questo potrebbe essere davvero un momento storico fondamentale per fare di Ravenna e del porto di Ravenna non solo un porto industriale ma anche un porto turistico. Ecco Fantini, sul tema delle infrastrutture, il territorio del Ravennate, il territorio cervese è forse quello più penalizzato dalla raggiungibilità. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Devo dire che l'apertura adesso dell'aeroporto di Forlì è una grande opportunità per noi, perché sicuramente, specialmente nella diciamo, la bassa stagione, no? Da marzo, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, noi dobbiamo andare a prendere quei turisti perché gli italiani per esperienza fanno solo il weekend in quel periodo. Invece attraverso un aeroporto che possa raggiungere nelle 2-3 ore il nord Europa, insomma, quegli stati dove anche in quel periodo di bassa stagione c'è freddo, per noi credo che sia una grande opportunità. Per la raggiungibilità, io dico sempre, noi non dobbiamo investire nel sabato e la domenica, perché molte volte parliamo giustamente delle autostrade piene il sabato e la domenica, ma noi dobbiamo riuscire a far lavorare le nostre strutture dal lunedì al venerdì. Perciò dobbiamo innovare il prodotto e dobbiamo cercare logicamente di renderci più appetitivi, più interessanti, ecco, nel periodo tra settimana, e questa è una grande scommessa. È chiaro che se riuscissimo ad avere le autostrade più larghe, le 45 migliore, sicuramente andrebbe meglio, però credo che lo sforzo per sviluppare più business, più presenze, è lavorare dove ancora oggi ci sono poche presenze, perciò inizio, fine stagione e durante la settimana. So che non è facile, ma credo che sia un obiettivo nostro da perseguire. Corsini, quindi Fantini cita le strade e io le porto il tema dei treni, perché qualche settimana fa, qualche mese fa si è molto parlato della possibile alta velocità anche passando per Ravenna, raggiungendo poi Venezia. Di questo poi non si è più parlato e in questo contesto però qualcosa si sta muovendo, almeno tra Ravenna e Rimini, giusto? Beh, intanto devo dire che negli ultimi 2 anni i collegamenti fra Ravenna e Rimini sono migliorati notevolmente rispetto al passato, c'è stato un incremento dei servizi e della qualità del servizio stesso. Non dobbiamo fermarci, tant'è vero che abbiamo appena sottoscritto qualche mese fa un protocollo d'intesa, si sta lavorando appunto sul progetto, con le ferrovie, RFI, diciamo che è una controllata delle Ferrovie dello Stato che si occupa dell'infrastruttura,
il Ministero dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna appunto per velocizzare la tratta fra Rimini e Forlì, fra Rimini e Ravenna, eliminando i passaggi a livello e quindi facendo un servizio ogni 30 minuti. Il tema vero è l'eliminazione dei passaggi a livello, perché per rendere, diciamo, quel tratto un tratto veramente paragonabile, diciamo così, a una metropolitana di superficie, anche se è un servizio ferroviario, bisogna eliminare i passaggi a livello. Eliminare i passaggi a livello, cioè eliminare tutte le interferenze con le strade. Che sono decine in quelle. Che sono 26 passaggi a livello da eliminare, diciamo quelli più importanti, poi ce ne sono di più, diciamo, lungo la tratta, però quelli, diciamo, strategici che vanno eliminati per aumentare la velocità appunto del treno sono 26, quindi vuol dire ovviamente fare degli interventi poi stradali sostitutivi, sottopassi o sovrappassi, appunto perché la circolazione stradale va comunque garantita. Quindi è un percorso che abbiamo iniziato, che ci porterà appunto a realizzare in tempi non brevissimi, però diciamo in un arco temporale definito fra i 5 e i 6, 7 anni, appunto un miglioramento ulteriore della Ravenna-Rimini. E poi naturalmente ci sono i treni a lunga percorrenza, rispetto ai quali bisogna continuare, come dire, a fare opera di persuasione nei confronti di Trenitalia per avere dei servizi sempre migliori. Però ecco, nelle ultime estati devo dire che c'è stato davvero uno sforzo straordinario da parte di Trenitalia, quindi oggi la nostra Riviera è servita bene da tutto il territorio nazionale. Ad ogni modo, dalle ipotesi di impiego dei soldi del Recovery Fund sono escluse quindi nuove tratte ad alta velocità, magari? Dunque, sono escluse tratte ad alta velocità? No, perché nel sud si parla appunto di portare l'alta velocità al sud, perché naturalmente questo è abbastanza... Io adesso parlo di Romagna. Di Romagna direi che no, sono escluse. Sono escluse tratte dell'alta velocità, ma noi non abbiamo bisogno di nuova alta velocità, abbiamo bisogno di connettere meglio l'aeroporto di Bologna con la stazione di Bologna e con le località della Riviera e con l'apertura del People Mover, la navetta sopraelevata che collega l'aeroporto con la stazione. Che si è fatta attendere, però. Che si è fatta molto attendere, però adesso finalmente c'è e quindi godiamocela, ecco, certo. Utilizziamola appena ci saranno le condizioni per fare ripartire i voli dall'aeroporto di Bologna. Sarà davvero un elemento che darà un valore aggiunto importante allo scalo bolognese. Claudio Fantini, quante persone conta di assumere quest'anno per la stagione turistica? Devo dire che fortunatamente l'anno scorso sono riuscito a riconfermare tutte quelle dell'anno prima. È chiaro, in un periodo ridotto, perciò la perdita non è stata tanto nel periodo che eravamo aperti, ma per quanto riguarda le mie aziende a inizio e fine stagione. Perciò al momento è chiaro che tutti i giorni i ragazzi premono quando inizieremo. Io adesso, come so, poi qui sarà, non so se l'assessore precedentemente ha dato delle date di apertura, io spero praticamente di poter iniziare dai primi di maggio, metà maggio, anche parzialmente, perché prima iniziamo e logicamente riesco ad assumere le persone e riesco a mettere dentro fieno per la mia azienda. Insomma. Assessore, le date quindi ci sono già? Però c'è una cosa certa per quanto mi riguarda, che quando si riaprirà poi non si richiude più. Questo deve essere un tema che devono avere chiaro tutti, perché io capisco che questa mattina avevamo in regione una manifestazione dei negozianti che vendono abbigliamento e calzature che sono chiusi da diverse settimane. Io capisco la loro rabbia, capisco la loro frustrazione, capisco tutto naturalmente e gli siamo vicini e gli daremo una mano. Però ecco, in questo momento noi dobbiamo resistere magari anche una settimana in più, 10 giorni in più, ma quando apriremo, spero naturalmente a maggio, questo è diciamo il mio orizzonte, poi dopo non dobbiamo più aprire, per quello che è importante rimanere... non dobbiamo più chiudere, per quello che è importante ora... non aprire, perché se noi apriamo oggi e poi dobbiamo richiudere fra una settimana, certo, il dramma aumenta. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Quando si aprirà e ci saranno le condizioni, e spero, ripeto, che ci saranno il prima possibile, i primi di maggio, poi non deve più chiudere nulla. Allora, stringere i denti, dice l'assessore Corsini. Noi abbiamo sentito anche il prefetto di Rimini col contributo numero 7, perché comunque speriamo che questa sia davvero l'ultima Pasqua rossa, e non perché è festivo, ma perché dobbiamo stare più in casa.
Sabato tutte le regioni italiane torneranno in zona rossa per 3 giorni. L'Emilia-Romagna lo era già, per Rimini si tratta della seconda Pasqua senza la possibilità di affollare le spiagge e il lungomare. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, si auspica che non servano agenti in spiaggia e ha detto che si coordinerà con i sindaci e le prefetture. La ministra Lamorgese ha chiesto un monitoraggio rigoroso ma equilibrato. Prefetto, che cosa avete predisposto per evitare assembramenti? In particolare per i giorni 3, 4 e 5 aprile è stato messo a punto un rafforzato e mirato dispositivo di controllo che vedrà l'impiego di centinaia di uomini delle forze dell'ordine e delle polizie municipali in concorso anche con l'esercito. Questa attività sarà rivolta soprattutto alla verifica innanzitutto del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo anche ai divieti per gli spostamenti, e verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più a rischio di assembramenti, luoghi di ritrovo, tra questi sicuramente le spiagge, quindi il lungomare, ma anche i parchi e in generale tutte le strade e le autostrade, quindi quelle aree in prossimità anche dei confini regionali, saranno controlli molto fermi ma equilibrati. L'appello del prefetto è rivolto anche alla popolazione. E voglio anche rivolgere, come dire, un invito, perché in questo momento è necessario un forte senso civico da parte di tutti i cittadini ed un rinnovato senso di responsabilità di tutti per uscire finalmente da questo momento difficilissimo. Assessore, qualche controsenso c'è stato in questi limiti, perché comunque zona rossa, ma ci sono tantissime deroghe e poi alla fine ci sono gli operatori che invece devono stare chiusi. Ancora stringiamo i denti, quindi? Sì, dobbiamo stringere i denti e dobbiamo stare in casa e uscire proprio in caso di necessità, al massimo fare una passeggiata attorno all'isolato. Evitare di affollare le spiagge, perché è vero, affolliamo le spiagge, affolliamo i lungomari, peraltro con tutti i negozi, tutti i bar, tutti gli stabilimenti chiusi, e poi diciamo i negozi devono per forza rimanere con le serrande abbassate, quindi evitiamo appunto di dare una rappresentazione plastica di questo controsenso e soprattutto evitiamo di affollare spiagge, piazze, parchi in questi giorni, perché sarebbe davvero una cosa che creerebbe solo problemi legati alla diffusione del virus, quindi ci sono 28 gradi ma dobbiamo cercare di stare in casa in questi giorni, perché poi questo ci renderà più liberi dopo. Claudio Fantini, dal suo punto di vista cosa ci insegna questa pandemia e che cosa ci porteremo dietro negli anni a venire? Ma cosa ci insegna? Ci insegna che dobbiamo credere in quello che facciamo, dobbiamo essere convinti che il nostro è il lavoro più bello del mondo, perché il turismo... Io sono nato logicamente da una famiglia che si occupava di turismo, perciò ci ha insegnato che, cioè, 3 anni fa non pensavo mai di dover soffrire così tanto in questo anno, però credo che mi abbia fatto capire che in questi momenti si cresce. Abbiamo tirato fuori dei prodotti nuovi, noi come Fantini Club Live abbiamo lanciato delle dirette ogni martedì sera, parliamo di sport e turismo per promuovere il nostro prodotto e far capire ai nostri potenziali clienti che siamo vivi, che siamo creativi, che insomma che la Romagna c'è. Perciò quello che dico è appunto, in questo momento diciamo di pandemia, non tutte le sfortune molte volte lasciano sicuramente dei segni negativi, però insomma credo che mi stiano aiutando a portare avanti delle idee nuove. Quello che vedo per il futuro, quello che ho detto forse all'inizio, gli italiani hanno riscoperto di più l'Italia e io credo che già nel 2021, ma anche nel 2022, avremo un beneficio di quegli italiani che prima andavano all'estero e molte volte non avevano vissuto l'Italia, perché non solo la Romagna, quello devo dire, l'Italia è bella tutta, perciò questo sarà l'altro vantaggio che ci porteremo a casa. E poi, per terzo, io sono sempre uno che ha viaggiato molto, ho cercato di andare in vacanza per portarmi a casa delle idee e per poi mettere nelle mie strutture. Sento molta gente che non viaggerà più con quella, è brutto dirlo, questo ci tornerà anche, diciamo, negativamente, perché noi dobbiamo ricevere dal mondo noi turisti, però dovremo superare questo problema, che la gente deve ritrovare la fiducia nel viaggiare. Perciò speriamo che per qualche anno almeno gli italiani siano la percentuale più alta nelle nostre strutture. Grazie Claudio Fantini per essere stato con noi e in bocca al lupo per le prossime settimane. Grazie a voi, buona serata. Assessore, volevo concludere con lei per una brevissima parentesi politica, se mi consente, perché comunque nelle scorse ore abbiamo visto
un discorso dell'ex premier Giuseppe Conte che si avvia alla guida del Movimento 5 Stelle. Il PD ha un nuovo segretario che è arrivato nelle ultime settimane. Ecco, come vede anche la ricaduta sul territorio di questo scenario? Ma la vedo bene perché il Partito Democratico deve riconquistare la centralità all'interno di una coalizione di centrosinistra e quindi essere il perno di una coalizione più larga naturalmente, e se Giuseppe Conte si mette alla guida del Movimento 5 Stelle con delle scelte politiche che sono coerenti con quelle di una forza europeista, una forza progressista, una forza che ha la voglia di innovare pur mantenendo saldi, diciamo, i principi della sinistra moderna, riformista ed europea, io vedo bene questo percorso, diciamo, di strutturazione di un'alleanza che può avere delle ricadute positive naturalmente anche nei comuni in cui andremo a votare nella prossima, non più primavera, ma a questo punto nel prossimo autunno. Con un Giuseppe Conte quindi che potenzialmente potrebbe essere un leader di una coalizione di centrosinistra? No, lei? Giuseppe Conte ha scelto di essere il leader del Movimento 5 Stelle e quindi sarà il leader del Movimento 5 Stelle, il leader della coalizione, lo vedremo più avanti. Allora, grazie ad Andrea Corsini per essere stato con noi, buon lavoro per le prossime settimane, grazie a voi tutti per averci seguito, buona Pasqua, ci vediamo la prossima settimana.